Comincia sabato 4 marzo la 35esima edizione di Expo Casa Umbria Fiere di Bastia Umbra. L'esposizione durerà fino a domenica 12 marzo, un'edizione che cambia profondamente ed evita il rischio di diventare ripetitiva e di perdere la capacità di affascinare il pubblico, continuando ad offrire il meglio per arredare, costruire e ristrutturare. I visitatori verranno accolti da una nuova formula espositiva introdotta sulla base di un progetto triennale elaborato da EPTA Confcommercio Umbria insieme all'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia. A parlarcene il presidente EPTA Aldo Ammoni. La novità più grande in assoluto è che Expo Casa sta in piena crescita. Abbiamo cercato, perché da soli, come ho detto prima, facevamo poco. Siccome l'obiettivo mio, ma dell'EPTA Confcommercio, è di far crescere Expo Casa e farlo diventare il salone del mobile e dell'arredo casa più importante del centro Italia, non potevamo non trovare una sinergia. L'abbiamo trovata questa sinergia, e penso che l'abbiamo trovata nel migliore dei modi e nella migliore cosa con l'Accademia delle Belle Arti Vannucci, ve lo dico, l'ingegnere Paolo Berardi, che effettivamente ha fatto un ottimo lavoro insieme ai suoi collaboratori. Abbiamo fatto un contratto per 3 anni e quest'anno, come primo anno, non me ne vogliono che sia troppo ambizioso, ma abbiamo fatto un portale d'ingresso quasi come la Biennale di Venezia. Quindi diciamo, è veramente, ci siamo impegnati per far crescere questa Expo Casa. Ci abbiamo il portale d'ingresso come la Biennale, una cosa meravigliosa. Poi abbiamo fatto tutte figure luminose che attraversano tutti i padiglioni all'esterno e la notte, e sono 9 figure, cambiano ogni giorno cambia. Poi all'interno ci abbiamo questa chicca che l'abbiamo chiamata Piazza Tecla. Tecla è l'azienda che ha realizzato, io ieri l'ho vista, una cosa meravigliosa, stupenda, cioè è un'opera d'arte in legno, una cosa veramente. E su questa piazza andremo a fare tutti quegli eventi che sono necessari per l'arredamento della casa, per il miglioramento degli accessori e non ultimo per la costruzione della casa alle porte della ricostruzione del terremoto. 21.000 metri quadrati di esposizione, oltre 500 stand distribuiti in 6 padiglioni, una nuova e imponente porta d'ingresso di 6 metri, color giallo-arancio, realizzata dal noto architetto Pietro Carlo Pellegrini. Un ricco programma culturale in Piazza Tecla, le performance artistiche del Salone 4 e tanto altro ancora. Per chi ha già le idee ben chiare, per chi invece va a caccia di ispirazione, Expo Casa 2017 rappresenta l'evento ideale per riscoprire le infinite combinazioni per la costruzione, la ristrutturazione, il risparmio energetico e l'arredo di ogni ambiente. Expo Casa aspetta tutti fino al 12 marzo per un'edizione che accoglie i visitatori con calore e guarda al futuro con ottimismo. Gli orari di apertura sono i seguenti: feriali 15-21, sabato e domenica orario continuato dalle 10 alle 21. Per scoprire il programma dettagliato visitate il sito www.expo-casa.com e la pagina Facebook @ Expo Casa Italia.